Questo programma è offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Di gnocchetti di ricotta con le cozze. Procediamo. Si prende prima di tutto la pentola, perché ci vuole la pentola, e si mette a fare il sughettino con le cozze. Si prende l'olio, accende il fuoco, si prende l'aglio. Io nel frattempo ho preso già le cozze, le ho fatte aprire, ho tenuto un po' della loro acqua e due spicchini d'aglio, un po' di peperoncino, due filettini d'acciuga, il pomodoro, ecco qua, il pomodoro, poi si mette anche un cucchiaio di capperi dissalati, sì, e un capellino di sale. Si mette a cuocere a fuoco basso coperto e procediamo a fare gli gnocchettini. Gli gnocchettini occorre 250 g di ricotta. Mi metto guanti qui perché sennò. Un uovo, pizzico di sale, un gocciolino di olio e circa 300 g di farina. Andate ad aggiungere un po' per volta. Guardiamo a che punto è il sughettino. Qui si aggiunge un po' di acqua delle cozze. Ci dà così e si ricopre. E ora si procede a fare gli gnocchetti. Gli gnocchetti. Un po' di farina. Controlliamo, qui sta andando, anzi fammi vedere se
Io ci ho messo pezzettoni di pomodoro, se ci avete pelati ci mettete pelati, basta sia pomodoro. Io direi qui ci siamo. Si fanno riposare un attimino. Ecco qui da una parte e questi si fanno a fare dopo. Io ora guardo il sughettino, aggiungo il restante liquido, prendo, metto le cozze, queste qui ne ho lasciate qualcuno con i gusci per guarnire il piatto e vado a versarle nel sughettino, così, e si fa ritirare. Intanto che il sughettino ritira, io metto l'acqua sul fuoco, la faccio bollire per buttare gli gnocchi che cuoceranno velocemente. Però bisogna aspettare che il sughettino ritiri. Ci si vede fra poco. Alia Educational presenta Chambermaid 7800 e la carta degli scontrini. Chambermaid 7800, la cameriera robot, nonostante sia ben programmata, sta per commettere un piccolo errore. Attenzione, scontrino, materiale, carta, gettare nella carta. Gli scontrini fiscali non possono essere gettati nel contenitore della carta. Carta, non gettare nella carta. Errore sistema. Riavviata, impostata modalità spagnola. La carta degli scontrini è una carta speciale, cioè termica, e non è possibile riciclarla. Va quindi gettata nel residuo non differenziabile. Destination aggiornata. Se pone e nel residuo. Muchas gracias, Gaia. Se encuentra un poco tono muscolar deficiente, te prendo un appuntamento col personal trainer? Ecco qua, il sughettino con le cozze è pronto, ho messo a bollire l'acqua che bolle già per buttare gli gnocchettini perché cuoceranno veloci. Sapete quando vengono a galla, gli gnocchi sono pronti. Si fa riprendere il bollore, così, e pronti con il colino forato qui per metterli nel sughettino, via via che vengano a galla. Ora, anche oggi ho chiamato Daniele, guardiamo un po' se gli è arrivato. Ora, Daniele! Ciao Diana! Oh, ciao, sei pronto? Ma tutto bello e pronto, guardate! Prontissimo! Senti, allora che tu mi hai portato oggi per questo piatto? Cioè, io ti ho voluto mettere alla prova perché gnocchetti con la ricotta, il pomodoro, le cozze, il pesce, insomma... C'è un po' di tutto qua dentro. Un po' di tutto, sì, che è difficile un po', mi sembra, come abbinamento. Che tu ci hai fatto? E io sono andato sul semplice. Vino bianco, trentino, chardonnay. Cioè, secco? Secco, secchissimo. Allora lo piglio io, ho detto secchissimo. Dai, buono, eh? Allora, ora guarda, finisco di fare questo qui, poi si impiatta. E poi si assaggia, sì? Come ci sta, per sapere com'è, si è buono, come tu dici, eh? Ma te ci hai messo anche un pochino di piccante dentro? Già. O ci andrebbe? No, ce l'ho messo un pochino. Un pochino ce l'ho messo, mi garba a me il piccante, Piccante, sai? Poi ci sta sempre bene, sì. E un pochino, gli è inutile dire, Comunque, se vi piacciono questi tipi di prodotti, potete venire a trovarci da noi
da Alter Ego in Viale della Repubblica. Bravo. Siamo a Prato, vicino al Museo Pecci. Quindi se cercate il Museo Pecci, più avanti trovate anche noi. Ecco, è semplice, è molto semplice da trovare, eh? Io tolgo questa intanto. Ecco, scusatemi per non... Ecco qua questi gnocchettini pronti. Si fa... Ci sarebbe poi anche delle bricioline di croccanti sopra, io non ci ho pensato, però quasi quasi quando le rifaccio un po' di bricioline croccanti perché sopra, no? Ci sta, ci stanno bene, eh? Gli danno un che di ho lasciato queste qui per metterle per guarnire, per dare un certo non so che. Già aperte, così sono anche più facili da... un pochino, lucidiamole con un pochino d'olio. Senti, ma qui mettiamocele tutte, che non si deve mica lesinare. Poi sai che per dargli un po' di freschezza una fogliolina di basilico, un filino d'olio crudo. Ecco, un bel tocco di colore, ci sta sempre bene. È vero. Poi basilico e profumo. Ancora, guarda, senti. Buono. 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 Persiste sul terrazzo, persiste ancora. Allora, qui siamo pronti, eh? Apri il vino e faccio assaggiare. Guardate, oh. Guardate che piattino bellino che c'è oggi, è particolare. Quindi ora si va all'assaggio del calice. Vino. Ti apro subito. Aspetta, il vino. Poi sposto questa, prendo. Sì. Qui siamo, come ti ho detto, in Trentino. Sì. Il vino è fatto da uve Chardonnay di un'azienda storica a conduzione familiare che lavora totalmente in biologico. Quindi un prodotto naturale che non fa questo male neanche alla salute. È buono, quelli a conduzione familiare che fanno queste cose qui. È come fare, è buono, come fare la pasta fatta in casa, sì. A fare le cose, il ragù della nonna, quando si fa in casa. Cioè, le cose proprio ritrovate di una volta, me lo fanno stare anche a me? Si cerca di ritrovare come sapori nella cucina, anche nei bicchieri, sapori di una volta. Bravo. Sapori buoni. Ecco, io vedo ora c'è proprio questa ricercatezza di queste cose qui, vero? Sì, sì, c'è sempre più curiosità verso questo mondo qua, che non è meglio o peggio di altri, però incuriosisce, sicuramente è differente. Ma anche il biologico, quello fatto proprio come facevano. Ma... certo. Cioè, non lo so come, non mi ha fatto il vino, io figuriamoci se vi posso dire come si fa, però vedo che c'è proprio la ricerca su queste cose biologiche proprio, e quelle anche con... biodinamico. Bravo, biodinamico, perfetto. L'importante però è che il vino sia sempre buono. Senti, con bei profumi. Bravo, sì. Floreale, oh, fruttato. Buonissimo, eh? Ti dirò, questo mi ha proprio conquistato, più del prosecco. Sì, eh? Sì. Ho cambiato vino, ora tutto questo qui. Prosecco, niente. Allora, noi vi si saluta. Andate a trovare Daniele ad Alter Ego e provate il piatto con gli gnocchetti e le cozze. Domani siamo qui un'altra volta, sono qui con voi. Un'altra volta, alla solitura, sempre davanti, pronti, eh? Però ora tutti quanti a tavola! Ciao! Ciao!
programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702.